Librerie e negozio di articoli religiosi Emmaus propone testi sacri come Bibbie, catechismi, libri di preghiera, Shalom, vasto assortimento di icone dipinte a mano, quadri in argento, esclusivi quadri francescani provenienti da Assisi, bomboniere, abiti per la prima comunione, forniture complete per parrocchie, presepi dipinti a mano, collane del rosario in argento e Swarovski. Emmaus, perché ogni lieto evento è sacro. Emmaus, via Terenzio Varrone 108, telefono 0746 25 1197. Interrogazione parlamentare sulle infiltrazioni nella nuova galleria Rieti Terni. La Schneider accusa e mobilita regione e governo. Riqualificazione plus nel centro storico di Rieti, ritrovati i reperti storici. I vigili urbani di Rieti sull'orlo dello sciopero, rapporti tesi con il comune. Le famiglie di Poggio Mirteto denunciano il degrado della passeggiata e il comune assicura interventi di riqualificazione. Ispezioni della Ragioneria dello Stato su bilanci di Fara Sabina dal 2008 al 2013. Per lo sport finisce l'avventura di Mario Artistico, il Rieti Calcio dice addio all'attaccante. Nozze d'oro per gli Arieti, 50 anni di storia del rugby reatino tra successi e sconfitte. Signori e signori, buonasera, benvenuti a questa edizione del TG di Sabinia Silver TV. Iniziamo e apriamo il nostro TG parlando della Galleria Rieti Terni, perché proprio c'è stata un'interrogazione parlamentare in discussione proprio in queste ore e presentata dal deputato Oreste Pastorelli ai ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture in merito proprio alla Galleria Tescino sulla superstrada Rieti Terni. Il deputato mette in risalto come sulla strada statale 79 bis Ternana che collega Rieti a Terni, vi sia appunto una galleria denominata Tescino, la quale, sin dalla sua costruzione, sta mettendo a repentaglio la salute di chi quotidianamente la attraversa. Sembra infatti, da alcune analisi commissionate dalla Procura di Terni, che le acque di percolazione provenienti dalla sovrastante discarica delle acciaie speciali Terni S.P.A. non solo si siano infiltrate nella galleria Tescino, ma presentino anche tracce significative di cromo esavalente, manganese, alluminio, nitrati ed altre sostanze tossiche. Dunque sembra essere necessaria da parte del governo una decisa azione di bonifica coordinata con tutti i livelli di governo insistenti sull'area in questione, essendo la tutela della salute dei cittadini e nonché dei lavoratori del settore delle infrastrutture un obiettivo irrinunciabile e della massima priorità. A Rieti, durante gli scavi che fanno appunto parte del progetto Plus, è stata rinvenuta proprio a Piazza Cesare Battisti, quindi nel cuore della nostra città, un pezzo di storia antica e è venuta fuori una Rieti di epoca romana. Una Rieti di epoca romana rinvenuta a Piazza Cesare Battisti durante i lavori di scavo e smantellamento del manto stradale. Sono affiorati infatti i resti di un pavimento e parti di un muro. Gli scavi, si legge in una nota del comune di Rieti, sono stati interrotti per consentire all'archeologo incaricato dalla ditta che sta compiendo i lavori di effettuare una prima valutazione sui ritrovamenti che nei prossimi giorni richiederà anche un sopralluogo da parte della soprintendenza per i beni archeologici. Il ritrovamento è avvenuto nella zona dove è prevista la realizzazione di un giardino ed in quanto tale non condizionerà in alcun modo il prosieguo dei lavori Plus.
ticket di sosta scaduti, nessuna sanzione. La Giunta Comunale, su proposta dell'assessore alla viabilità Carlo Ubertini, ha approvato le procedure che daranno la possibilità, nel caso di ticket di sosta scaduto, di un pagamento in sanatoria di quanto dovuto, prevedendo la corresponsione di una penale di lieve entità economica, solo 2 euro in alternativa a quella che è, purtroppo per molti è stata la classica sanzione. Tra 20 giorni il provvedimento adottato dalla Giunta sarà pienamente operativo. E adesso parliamo di un fatto un po' fuori dall'ordinario, ossia della comunicazione da parte dei vigili urbani di Rieti al prefetto del loro stato di agitazione. Sentiamo. I vigili urbani hanno comunicato al prefetto che sono in stato di agitazione. È l'anticamera dello sciopero. Fatto inusuale per un corpo di polizia municipale che per certi versi attesta una situazione di grande disagio tra i dipendenti. Questo corpo è privo di fatto del comandante da inizio anno e tali funzioni sono svolte da un funzionario di categoria D in forma, ovviamente precaria, peraltro sprovvisto di posizione organizzativa come previsto dalla normativa vigente, fanno sapere dal DICAP, il sindacato autonomo più numeroso in caserma. Lo stesso dovrebbe gestire solo l'ordinario ed invece, come riferito dall'amministrazione nella cronaca locale, si sta effettuando una rivoluzione del comando di polizia municipale, modificando orari e servizi. Gli orari di servizio e lavoro, funzionali alla necessità di poter coprire le esigenze di sicurezza della città, sono stati ricondotti sostanzialmente a quelli degli sportelli comunali. La Polizia Municipale lamenta che non sono state ancora corrisposte le indennità contrattuali 2011-2012. La caserma spesso è costretta a chiudere alle 19 per mancanza di personale, ma soprattutto invece di aumentare la dotazione organica del corpo a 3 agenti neoassunte, sono stati cambiati i profili professionali per trasferirle a impieghi amministrativi. Nella fattispecie sono state spostate a seguito di un bando a cui hanno risposto ma senza superare il periodo di prova di 6 mesi del profilo professionale per il quale erano state assunte. Si ricorda, aggiungono dal sindacato di polizia, che la normativa in essere oggi blocca le assunzioni per il pubblico impiego e che solo dietro parere del Ministero degli Interni si è potuto assumere, ma solo ed esclusivamente per il personale di polizia municipale. Ora lo sciopero è dietro l'angolo. Molti agenti dicono che manchi un indirizzo politico chiaro, come prevede la legge, che stabilisca gli obiettivi e le priorità della polizia locale. Non c'è più concertazione e sembra che l'allontanamento del comandante Aragona sia la cosa più importante per l'assessore al personale. Una commissione ASM nella quale non è emerso niente di nuovo. Questa è la dichiarazione del consigliere di opposizione Luigi Gerbino. Restano intanto sul tappeto i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti ed al debito che il municipio ha nei confronti proprio di ASM, il servizio. Percorrere altre strade per tutelare lavoratori e servizi si può. Certo, è difficile confrontarsi con chi non c'è. Così Luigi Gerbino, consigliere d'opposizione del Comune di Rieti, in merito alla commissione ASM, una commissione in cui si è presentato solo ed esclusivamente il dirigente, che ha dato parere tecnico favorevole ad una serie di delibere del Comune Rietino. Poteva essere altrimenti, si interroga Gerbino. È stata una commissione senza senso, ha concluso il consigliere. Non è emerso nulla di nuovo e continuiamo a ribadire che gli atti per noi sono illegittimi. Provvederemo a segnalare il tutto agli enti preposti come alla Corte dei Conti. La questione verte sulla proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale e igiene urbana da parte del Comune di Rieti all'azienda Servizi Municipalizzati grazie al decreto Mille Proroghe che divide le opinioni di maggioranza ed opposizione. Cambiamo adesso argomento e parliamo di sanità. Sembra quasi certa la chiusura dell'hospice in via del Terminillo e il suo trasferimento all'interno dell'ospedale dell'Ellis. È stato infatti comunicato ai 30 operatori sociosanitari della Sapio Life, prestanti proprio servizio all'interno della struttura, che non ci sarà il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 aprile. Inoltre, ad aggravare la situazione,
la situazione le dimissioni del responsabile della struttura, il dottor Giovanni Siena. Al momento si attendono dichiarazioni più chiare su tutta la vicenda. Continuiamo a parlare di sanità e di come ancora una volta, già 2 mesi prima delle ferie estive, l'ospedale dell'Ellis di Rieti deve far fronte alla emergenza della copertura delle turnazioni. Ancora una volta, già 2 mesi prima delle ferie estive, l'ospedale di Rieti deve far fronte all'emergenza della copertura delle turnazioni con raddoppi di turni e tanta buona volontà da parte dei dipendenti per garantire la copertura dei vari servizi ospedalieri. Siamo costretti a denunciare con fermezza l'intollerabile disattenzione della Regione Lazio in riferimento alle richieste che, con cadenza ormai settimanale, vengono fatte recapitare dalla ASL di Rieti in merito alla carenza di organico medico, infermieristico e tecnico, lamentano da CISL e UIL. Basti pensare, ma solo per fare un esempio, al laboratorio analisi di Amatrice. Qui, dove sono ancora presenti 8 posti per acuti, si aspetta ormai da più di un anno e mezzo una sostituzione di un tecnico. Oggi con soli 2 tecnici non è più possibile garantire la regolare turnazione ed il rispetto del turno di riposo. Ma la Regione, in merito a questa problematica, continua a non rispondere. Non riusciamo a capire quale sia la logica regionale rispetto alle sorti di questa azienda, che sempre più appare abbandonata a se stessa. Siamo disponibili a discutere la riorganizzazione, a discutere un piano complessivo di redistribuzione dei servizi, ma purtroppo abbiamo la controparte regionale che, oltre a non gestire e a non definire le linee guida future, non dà risposte all'emergenza immediata in cui siamo costretti. Tutto questo avviene mentre in pompa magna il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, annuncia lo sblocco del turnover, possibile grazie ai risultati economici prodotti dalla gestione virtuosa della sanità da parte della sua amministrazione. Sicuramente ad oggi, se qualcuno può essere giudicato virtuoso, quelli sono i dipendenti del servizio sanitario regionale, solo grazie ai quali si riescono ad erogare ancora con continuità le prestazioni sanitarie, tali da mantenere i LEA. Purtroppo però molto spesso questo coincide con conturnazioni e organizzazioni del lavoro illegali, aggiungono le organizzazioni sindacali, e chiediamo immediate risposte che possano permettere di gestire l'emergenza. E brutta sorpresa, proprio dopo Pasqua arriva per i lavoratori della Schneider. L'azienda apre la procedura di mobilità per tutti i dipendenti ed il 30 aprile fermerà le macchine. Notizia shock arriva dopo Pasqua per i lavoratori Schneider. Aperta la procedura di mobilità per tutti i dipendenti. Dipendenti che hanno ricevuto la notizia proprio mentre stavano votando sull'ipotesi di accordo uscita dopo l'incontro del 16 aprile al Ministero dello Sviluppo tra azienda e sindacati e basata sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria e sulla mobilità incentiva verso altri siti o fuori dal gruppo. Invece, senza neanche aspettare la risposta dei lavoratori, la Schneider il 18 aprile ha aperto la procedura di messa in mobilità. Non solo, ulteriore decisione dell'azienda è quella di fermare definitivamente le macchine in data 30 aprile. Tutte le speranze di salvare lo stabilimento nella sua formula originale sono quindi ormai evaporate e i sindacati e la Regione Lazio debbono ora pensare ad immaginare una riconversione e una formazione dei dipendenti che perdono il posto di lavoro. È scattato il divieto per 2 donne, una di 37 e l'altra di 39 anni, di far ritorno nel Reatino perché ritenute socialmente pericolose. Vediamo un po' il servizio. 2 donne di 37 e 29 anni, residenti a Teramo, sono state fermate e sottoposte ad indagini da parte della polizia di Rieti durante un normale posto di blocco. La 29enne è stata ritrovata nascosta sotto il sedile posteriore, fornendo in seguito false generalità. Un'attività specifica di controllo ha condotto alla loro identificazione, già conosciuta alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, e da qui sottoposte ad interrogatorio presso la questura di Rieti.
Per entrambe ritenute socialmente pericolose è scattato il divieto di far ritorno nel territorio retino per i prossimi 3 anni. Nessuna delle due infatti vi svolge attività lavorativa o ha legami con la provincia che ne giustifichino la presenza. La 37enne inoltre aveva l'obbligo di dimora nel comune teramano per rapina aggravata. Da qui l'allontanamento coatto dalla provincia retina. E sono molti i reatini che lamentano l'incuria e lo stato di abbandono delle vie e dei quartieri principali del capoluogo sabino. Ma sentiamo un po', come solito andiamo un po' a curiosare, le voci degli stessi cittadini. Sentiamo. Rieti, città sporca. Molti reatini che lamentano l'incuria e lo stato di abbandono delle vie e dei quartieri principali del capoluogo sabino. Piazza Tevere, il centro storico, via Sandro Pertini. Questi, secondo i cittadini intervistati, i luoghi che mal si presterebbero ad essere definiti come l'emblema della civiltà, della pulizia, del benessere della città Umbelicus Italiae. Da una parte le responsabilità dell'amministrazione comunale, secondo alcuni carente di attenzione sotto il profilo dell'ambiente e del decoro urbano, dall'altra le colpe, gravi, dei cittadini privi del concetto di bene comune e di educazione civica. È sporca, sì. Penso sia più sporca che pulita. Un riferimento a qualche via in particolare? No, via in particolare no, però così la prima impressione è quella. Ma penso sia un po' sporca. Un riferimento particolare a qualche via che le è rimasta impressa? Ma penso sia una cosa generalizzata, un po' generale un po' a tutto. Sporchissime. Un riferimento ad una via in particolare? Dove abito io, via Sandro Pertini. Sporca. Marciapiedi, erba, c'è di tutto e di più. Basta? Ma ad essere considerate sporche, o meglio scarsamente curate, non sono solo le strade del comune di Rieti, ma anche le frazioni limitrofe, troppo spesso abbandonate a se stesse e lasciate morire nell'indifferenza generale. Non abito a Rieti. Però, no, sporca no, ma c'è ognuno che viene e li vedo che fa nuovi... centro ripristina il centro storico, rifanno ascensore che non serve a niente, le periferie fanno schifo, sono sporche, le periferie sono sporche, dove sto io sono sporche, sto a Piene Poggio Fioni sono sporche. Ci trasferiamo adesso al comune di Nespolo, quindi incominciamo il nostro giro nella Sabina, dove c'è parte dell'amministrazione, c'è da parte dell'amministrazione la volontà di uscire da un momento definito di stasi per diventare così un comune all'avanguardia facente parte del territorio sabino. C'è la volontà da parte dell'amministrazione del comune di Nespolo di uscire dall'impasse e diventare uno dei comuni all'avanguardia della Sabina. Il primo passo, secondo il sindaco Luigino Cavallari, è quello di dotare il comune di un piano regolatore. Ad oggi non esiste un piano regolatore, non è mai stato adottato, dichiara il primo cittadino. Dobbiamo partire ex novo. Come amministrazione ci siamo prefissi l'obiettivo di approntare questa situazione. Anche sul campo sociale siamo legati ai finanziamenti. Il comune ha ben poco, si dovrebbe fare di più, soprattutto per la popolazione anziana. Speriamo di ripristinare a breve il servizio di assistenza sociale. Meglio, le iniziative storiche e culturali che coinvolgono il comune. Abbiamo ricevuto un finanziamento da parte della Regione Lazio per la commemorazione del 70° anniversario della Seconda Guerra Mondiale, un'occasione importante per Nespolo. Sta vivendo una fase di stasi anche il progetto legato all'Associazione Sabini nel Mondo, a causa dei numerosi comuni della Sabina che il 25 maggio affronteranno le elezioni amministrative. Tutto si è fermato, conclude Cavallari. Lo statuto c'è, il sito internet è in costruzione, ma dobbiamo ancora formare l'assemblea costituente. Speriamo di ripartire a breve. Da Nespolo a Poggio Mirteto, bellissimi paesi della nostra stupenda Sabina. E andiamo proprio a Poggio per vedere quali saranno i prossimi interventi di riqualificazione urbana, molto richiesti anche proprio dagli abitanti stessi.
Ogni anno in prossimità delle elezioni ritornano le belle intenzioni e soprattutto la volontà di rilanciare Viale Giuseppe De Vito, la passeggiata. Si parla infatti di riqualificazione del centro storico per restituire ai residenti il piacere di vivere il centro cittadino. Come fanno sapere dal comune, all'interno del progetto sono comprese sia le vecchie che le nuove criticità, alle quali si aggiunge una valutazione dei costi resi, sembra, possibili e accessibili attraverso la riduzione di alcune opere. Economie, così dicono, che consentiranno un collegamento tra la struttura sanitaria di via Finocchietto fino a Ferruti. Ma ai buoni propositi si aggiungono delle perplessità, perplessità legate a ripetersi negli anni di parole legate al momento delle elezioni e soprattutto a quello che in realtà non è stato mai fatto. Il centro di Poggio Mirteto cade a pezzi, è disastrato da tempo e adesso, proprio adesso, si pone attenzione sulle opere da fare. Ma domani questo ipotetico fare che fine farà? Speriamo che non si tratti dell'ennesima promessa elettorale. C'è stato un vero e proprio blitz al comune di Farasabina, dove l'ispettore statale vuole far luce su 6 anni di bilanci. Una verifica amministrativo-contabile improvvisa per la quale è stata richiesta una stanza munita di computer per poter eseguire tutti i controlli relativi ai bilanci redatti dall'ente, che vanno dal 2008 al 2013, insieme a tutte le spese del personale. La verifica potrà protrarsi per circa un mese, ma, dichiara la maggioranza, si tratta di un controllo di routine parte delle continue ispezioni effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato in quelli che sono i propri enti. E allora, dopo le vacanze di Pasqua, arrivano il ponte del 25 aprile e quello del 1 maggio. E allora, se di dilemma vogliamo parlare, gita fuori porta o pranzo in famiglia? Sentiamo un po' cosa ne pensano i reatini. 25 aprile e 1 maggio, un ponte tira l'altro all'insegna della sobrietà e della riscoperta dello stare in famiglia, accantonando gite fuori porta. Meglio un pranzo tra amici e con i parenti, questa la ricetta per trascorrere questo giorno di festa in tranquillità. I reatini non hanno dubbi, in famiglia è meglio. Il 25 aprile a casa. E il 1 maggio? Anche. Quindi in famiglia? Matte, sì sì. E a casa, perché non ci stanno i soldi. In famiglia? Certo. Per ragioni economiche o per esigenze lavorative, di fatto saranno pochi coloro che passeranno le due ricorrenze fuori città e la meta ancora tutta da stabilire. Quel che è certo è che saranno comunque giornate di festa. A casa. Il 1 maggio? Penso fuori, da qualche parte. Faremo festa come quello che noi abbiamo fatto il lunedì, perché se avevamo mamma in ospedale sicuramente. E il 1 maggio? Uguale, facciamo festa. E qualora non si possa festeggiare né il 25 aprile né il 1 maggio, non c'è da scoraggiarsi, basta vedere il lato positivo. Quindi lei lavorerà? Sì, ma purtroppo è così, anzi finché ci fanno lavorare tutto ok. Un incontro atteso e che lascia qualche speranza, quello che si è avuto tra il sindaco di Amatrice Pirozzi e il direttore generale dell'ASL di Rieti, Laura Figorilli. Rimane per il sindaco l'obiettivo principale la non chiusura dell'ospedale Grifoni, ma tuttavia parla di un percorso condiviso per la riorganizzazione della struttura. I sindacati scendono in campo lamentando la mancanza di deroghe per l'assunzione di personale. Si attende infatti da più di un anno l'inserimento di un tecnico che garantisca la regolare turnazione, ma la Regione Lazio non ha ancora proferito parola. La giunta di Monterotondo ha approvato il piano di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per il quale sono previsti 3 anni. Si tratta di un intervento che punta sulla razionalizzazione delle dotazioni strumentali, tra queste anche le informatiche, per le quali è in fase di progettazione un sistema di workflow integrato con il registro di protocollo generale e le firme digitali. Dunque si incrementerà l'utilizzo della posta elettronica certificata al fine di diminuire
il supporto cartaceo. Bene, pausa per la pubblicità, ci risentiremo tra qualche istante con le notizie sportive, rimanete con noi. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. A Campolognano, nuova apertura, ristorante e pizzeria Partenope, in un ambiente caldo e accogliente, personale altamente qualificato, cuochi e chef partenopei con tradizione centenaria. Vi aspettano per cene aziendali, eventi, cerimonie, servizio catering e da sporto. Al ristorante pizzeria Partenope puoi gustare una carrellata di antipasti e la verace pizza napoletana anche senza glutine con mozzarella campana DOP. Ristorante pizzeria Partenope, sala privata, terrazzo, giardino, parcheggio libero, aperti pranzo e cena, chiusi il lunedì. Ristorante pizzeria Partenope, Rieti, via Sandro Pertini 667, telefono 0746 218239. Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali. A un passo dal centro storico, Gran Caffè La Lira di Zamporlini, un posto dove incontrarsi sarà un piacere. Caffetteria, gastronomia, aperitivi e nel fine settimana happy hour. Gran Caffè La Lira ti aspetta per offrirti il meglio. Piazza Cavour, Rieti Centro. C'è un angolo di paradiso nel cuore della Sabina. Agricola Martelli, a Confini, azienda agricola biologica, vendita diretta a prodotti aziendali, macelleria aziendale. Agricola Martelli, a Confini, provincia di Rieti, nel cuore della Sabina. Settore dei servizi ecologici e ambientali da oltre 30 anni, Autospurghi Tomassetti. Studia il progetto più adatto ad ogni cliente per fornire adeguati servizi di igiene ambientale, autospurgo, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. Autospurghi Tomassetti offre in distribuzione diretta bagni chimici per ogni evento ed esigenza, realizzati in materiali riciclabili e curati nei particolari. Autospurghi Tomassetti, Passo Corese, via Firenze, 0765 48 86 25. Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV, contattaci al 329 49 56 879 oppure elismas76@yahoo.it. Allora, eccoci di nuovo qui, andiamo a vedere le notizie sportive, partiamo dal calcio. L'FC Rieti dice addio a Mario Artistico, l'attaccante Amaranto Celeste non farà più parte della squadra.
È arrivata la notizia dell'addio di Mario Artistico a Rieti Calcio. Si conclude così, a poche giornate dal termine del campionato, l'avventura dell'attaccante Amaranto Celeste. Nella nota diramata dal club si legge: si comunica che il giocatore Mario Artistico non fa più parte della rosa dell'FC Rieti, dopo aver raggiunto un accordo per la cessazione anticipata del suo rapporto con la società Amaranto Celeste rispetto alla normale conclusione della corrente stagione calcistica. Il suo addio era nell'aria già da tempo. Prima due tribune consecutive con il Football Club e con il Fontenuova, poi una serie di assenze che lo avevano costretto a saltare alcune sedute di allenamento. L'era di Punzi Bis di fatto per lui non è mai iniziata. A dicembre Artistico aveva già rischiato di essere tagliato fuori, stesso rischio sfiorato anche a febbraio, e ogni volta sembrava che la crisi tra società e giocatore fosse superata. Stavolta invece no, il suo addio è ufficiale. Il team manager Andrea Fedeli ha dichiarato a proposito: faccio un grosso in bocca al lupo ad Artistico per la sua carriera e per la sua vita professionale, ma ormai i tempi sono maturi per arrivare ad una decisione del genere. Parliamo adesso di rugby. Gli Arieti Rugby hanno festeggiato 50 anni di vita e lo hanno fatto in gran stile con una festa ben riuscita presso il Grand Hotel 4 Stagioni. Il club, lo ricordiamo, è stato fondato nel 1961 da Paolo Vaccari ed Antonio Fabiani, ma è stato scelto dagli Old il 2014 per festeggiare, diciamo, tra virgolette, le nozze d'oro. Riflettori puntati adesso sul Memorial Paolo Martini, che è una delle prime manifestazioni che avremo durante tutto l'anno di festeggiamenti, e questa manifestazione è in programma il 3 maggio con le formazioni Old degli Arieti, ovviamente il Rugby Roma, il Frascati e il Civita Castellani. A proposito del Rugby Rieti, vi ricordiamo che mercoledì prossimo andrà in onda la puntata di Sabini allo Sport, proprio tutta centrata sul Rieti Rugby e sui suoi 50 anni. Ed ancora successi arrivano per il piccolo campione reatino Diego Crescenzi, che in sella alla sua bici Monti M5 ha vinto una gara di Coppa Italia di trial. La gara, svoltasi in Valtellina, ha visto il piccolo Diego vincere con largo margine davanti al leccese Castelnuovo. Questa gara, inoltre, per il reatino si è trattata in pratica della prima apparizione con i colori della sua nuova società, la Caravaggio Off-Road di Bergamo, con la quale ha intrapreso davvero, possiamo dire, una nuova avventura sportiva. Parliamo adesso di atletica. Al via allo stadio Guidobaldi di Rieti il trofeo Perseo 2014. Attesi molti atleti tra i migliori del panorama dell'atletica italiana, come ad esempio Andrew Au, Francesco Proietti, Enrico Nobili, Matteo Galvan. Il trofeo Perseo è il primo di una serie di appuntamenti che coloreranno il campo di atletica di Rieti in quella che sarà poi la stagione estiva, con vari campionati italiani in programma. Bene, era questa l'ultima notizia del nostro TG, quindi vi auguriamo un buon proseguimento di programma e nei programmi di Canale 71 di Sabini a Silver TV, e buon 25 aprile a tutti voi. Grazie, buonasera.